Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi che ho portato da PS4 a PS3. Ci ho messo un pochino però eccolo qui e funziona perfettamente. Allora, cosa ci serve? Ci servono due garage nello stesso palazzo, quindi ricordatevi questo piccolo particolare, altrimenti il glitch non funzionerà, ve lo dico dall'inizio. Allora, questi due garage nello stesso palazzo, il primo deve essere pieno di carri rebel, il primo della lista della parte superiore, e il secondo deve avere un'auto che voi volete duplicare. In questo caso io duplico la Panto, però è buona la Bavalo, tutte le auto non di lusso, insomma, per capirci, così non ci sono equivoci. Allora, il primo passo da fare è tirare fuori la Panto dal secondo garage, dal secondo della lista in questo caso. Una volta tirata fuori l'auto, cosa dobbiamo fare? Andiamo in casa, non è importante quale, il primo o il secondo appartamento, andiamo in casa e abbiamo una missione rapina. In questo caso la prima missione, che è la più semplice perché comunque abbiamo bisogno solo di un altro giocatore che ci darà comunque una mano per fare questo glitch. Allora, una volta fatto questo abbiamo la missione, tutto il resto come sempre, insomma. Una volta avviata questa missione, cosa dobbiamo fare? Niente di particolare, guardate che è veramente un glitch semplicissimo, l'importante è capire bene i passi che vi sto spiegando. Avviate la missione, come state vedendo. Una volta avviata la missione, non andremo a portare Lester dove cazzo vuole lui, faremo quello che vogliamo noi. Cosa dobbiamo fare? Prendiamo la nostra Panto, che è comunque spawnata fuori, perché giustamente l'avevamo lasciata fuori dal garage, per questo motivo io la metto fuori, perché ci spawnerà fuori insieme alle auto, e andiamo a mettere questa Panto nel primo garage, ragazzi, badate bene, nel primo garage, in quello dove sono tutte rebel, come state vedendo, e fate la sostituzione con una rebel qualunque, senza nessun genere di problema. Adesso dovete chiedere al vostro amico di suicidarsi e in maniera tale che la missione fallirà. Come state vedendo, la missione è fallita e in questo caso noi abbiamo creato un bug che ci permetterà di duplicare tutte le auto. Quando andremo al menu, come avete visto, io ho fatto riavvio veloce della missione, quindi riavviamo nuovamente la missione insieme al nostro amico e ci ritroveremo al punto di partenza, come state vedendo. Cosa dobbiamo fare qui per terminare il glitch? Niente di più semplice, andiamo a sollecitare il nostro veicolo personale, andiamo a chiedere il nostro veicolo personale, cioè. Una volta richiesto il nostro veicolo personale, andiamo a mettere il veicolo personale, in questo caso la Panto o una qualunque auto non di lusso che voi avete, nel secondo della lista. Ma voi direte: ah, ma prima l'hai messa nel primo. Non fidatevi di me, seguite quello che dico io, che faccio io. Andremo a mettere nel secondo garage perché avendo buggato la missione prima, i garage si sono scambiati e come state vedendo in questo secondo garage c'è le rebel. Ora cosa dobbiamo fare? Usciamo da questo garage, che per il gioco risulterà il primo garage, ma non è il primo garage, e rientriamo sempre nello stesso garage, nel secondo garage. Niente di più semplice, ragazzi, e andremo a sostituire nuovamente una rebel. Riprendiamo la nostra Panto e rifacciamo tutta questa procedura per tutte le volte che vogliamo. Allora, vi spiego cosa potrebbe succedere se non avete due garage nello stesso palazzo, cioè se avete due garage distinti il gioco vi potrebbe buttare fuori. Allora, in PS4 si faceva in questa maniera questo glitch, si può anche fare in quella maniera, però ci sono molte possibilità che non funzioni. Invece, avendolo portato su PS3, avendolo un pochino rielaborato, facendolo di questa forma, funziona al 100%, funziona sì o sì, ragazzi, funziona per forza.
quindi comunque non c'è nessun genere di problema. Una volta che avete finito di duplicare tutte le auto, come sto facendo io, state vedendo con molta semplicità, ho solamente mandato un pochino veloce il video, giusto per farvi vedere diciamo tutti i passaggi. Una volta fatto questo, dovrete uscire dalla missione, poi vedrete come. Però comunque importante che ricordiate tutti i passi che vi ho elencato e state sicuri che il glitch funziona. L'unica pecca di questo glitch è che non si può fare con auto di lusso, o meglio, si può fare le duplica le auto di lusso, ma ve le date sui denti perché automaticamente non potrete venderle, perché quando andrete nel custom vi comparirà il fattore che non potrete vendere le auto superiori a un valore di 50.000, quindi automaticamente ve le date in faccia. Io consiglio di farlo con la Panto, con la Buffalo, con tutte le auto che comunque valgano qualcosa, che comunque valgano un bel po', però al momento secondo me l'auto che vale di più è la Panto. Poi fate voi, insomma, non è che dovete necessariamente comprare la Panto. Allora, una volta duplicato tutto, come state vedendo, uscite dalla missione, non confermate per rigiocare la missione. Una volta usciti dalla missione vi respawnerà a Putenburg, insomma in Culandia, però vabbè, no problem, prendete una macchina, andate a casa e adesso andremo a verificare quello che abbiamo fatto durante, diciamo, la missione, no? Andiamo a verificare se queste auto si sono realmente duplicate, che si sono duplicate, ragazzi, però magari qualche malfidato penserà, ma non pensate un cazzo perché il glitch funziona perfettamente. Adesso andiamo a vedere. Allora, questo è il primo garage in cui noi mettevamo le auto, cioè il secondo, che però è il primo, non ve voglio impicciare il cervello, però è così. E l'altro è il secondo garage, che è quello da cui abbiamo preso l'auto, niente di più semplice. Adesso andiamo a vedere. E ci sono tutte le nostre auto che avevamo prima, che io avevo le Hatter, cazzate varie, e ci sono tutte le mie auto che io avevo prima. Ragazzi, questo è il glitch, è un glitch veramente bestiale, sfruttatelo finché potete e al prossimo video. Ciao a tutti.